この番組は XBOX360 コナミとご覧のスポンサーの提供でお送りします。新イオピドジャイゼザーラSono le tenebre e l'alba dell'oscurità! A voi discendenti dei soldati della luce va la mia gratitudine. Finalmente il buio sta per regnare e sarà la gloria delle tenebre. Cosa? No, io non ti credo! Tu menti! Non è uno scherzo. Ho cercato di dirtelo, quella è la vera zona. Ecco, è giunto il tempo. Stiamo per tornare alle nostre forme originali. No! Aspetta, fermati! Torna indietro! La vera forma delle tenebre! Generale Loghi, risponda, signore! Le comunicazioni sono ancora interrotte. È strano, la barriera che aveva isolato la zona è sparita. Fate uscire l'unità di ricognizione. Dobbiamo trovare il generale Loghi. Signor sì! Accidenti! È scomparsa! La nube aumenta! Ah, è vero! Devi allontanarti, su! Anche lei, generale, presto! Ah, questa storia non mi piace per niente! Non si capisce nemmeno cosa succede! Io vorrei sapere dov'è finita Zola! Ehi, generale, quella che roba è? Attenti, state indietro! Cresce ancora! Non serve a niente arretrare! E poi, là dentro c'è Zola! Cosa succede? E che cosa sono queste tenebre? Zola! Ascolta, Blue Dragon, tu sai cos'è questa nube? Non ne ho idea! Ma ora che mi ci fai pensare, mi è venuta in mente una cosa. Eh? Pensa alle rovine, Shu! Attento! Ho la sensazione che le tenebre stiano per sferrare un attacco. Non sembrano poi tanto pericolose. Ehi, Shu! Tu sai che cosa sono? Non ne ho proprio idea. So solo che ci stanno attaccando. È pazzesco. Sembra che non ci sia più niente da fare. Lei che ne pensa? Nell'esercito delle tenebre di cui si parla nelle antiche leggende. Il libro del principio narra che dal conflitto tra la luce e le tenebre, il potere dell'oscurità fu sigillato grazie all'intervento dei 7 soldati della luce. Secondo la leggenda è stato confinato qui. Sarebbe questa la vera forma delle tenebre? Generale Loghi! Cosa? Generale!
State indietro! Non funziona! No! Incredibile! Sono stati assorbiti! Allora è questo il potere delle tenebre. È finita! Vogliono assorbire anche noi! Dobbiamo andarcene immediatamente da qui! Oh, c'è una nicchia, perché non posso andare più veloce? Voglio essere assorbita, vi prego, non mi abbandonare, aiutatemi, mi tocco! Presto, ritiriamoci! Adesso non siamo in grado di batterli! Sì, agli ordini! È vero, ha ragione! Ritirato! Presto, Felice! Accelera, stanno quasi per prenderci! Sì, d'accordo! Corri più veloce, perché non ti sbrighi? Sto correndo, sai! Datemi un passaggio, per favore! Generale, ci aiuti! Sto arrivando! No, è troppo pericoloso, signore! Presto, generale, salga! Da questa parte! Signore, ascolti. Le tenebre si stanno propagando in ogni direzione e inoltre avanzano a un ritmo lento ma costante. Questo grafico indica la previsione di avanzata. Dove sono le extra 7? Ancora a bordo, naturalmente. Perché me lo chiede? C'è qualche problema? All'inizio c'erano solo tenebre. La luce venne creata in un secondo tempo. Ho ripristinato la normalità. Un mondo senza luce né ombre, solo il buio. Allora, Shu, cominci a capire. Le extra 7 ci spiegano come furono sigillate le tenebre. Se l'interpretazione che ne abbiamo fatto è corretta, abbiamo la possibilità di bloccare l'avanzata. Che rotta dobbiamo seguire, signore? Non andremo da nessuna parte, ma resteremo sempre vicino alle tenebre. Voglio tenerle sotto controllo. Continua a correre, forza! Sempre più veloce, Maro! Non c'è problema, però. A un certo punto dovremo fermarci. Dici? Beh, quando saremo lontani? E non pensiamo agli altri. Chissà come se la stanno cavando. È vero, smettila di correre, fermati! Certo! Andiamo a cercare tutti gli altri. Sì, andremo a cercarli. Ehi, tigre, si può sapere perché ti sei fermato? Dai, ricomincia subito a correre. Bene, tenetevi forte. Per fortuna, eccoli. Ehi, ragazzi, come ve la state cavando laggiù? Bene, non so come, ma siamo ancora vivi. Ragazzi, non volete neanche assaggiarlo il pesce che abbiamo preso con tanta fatica? Questa notte mi sembra più buia del solito. E a voi? Non è questa la cosa importante. E cos'è allora? Riuscire a capire perché Zola ha fatto una cosa del genere. Ecco. Hai ragione. A me non importa che Zola non sia una discendente dei soldati della luce. Però scoprire che lei ci ha mentito per tutto questo tempo è terribile. Secondo te, quando è iniziata questa storia? In che senso? Voglio dire, avrà iniziato a mentirci dopo che abbiamo sconfitto Lord Nene.
Oppure tutto è cominciato quando siamo andati alle rovine per decifrare l'Extra 7. Ma certo, magari è stato in quel momento. No, secondo me da molto prima. Un momento, che vuoi dire? Che tu l'hai conosciuta prima di noi. Se ci pensi bene, forse... Sì, la conosco da tanto. Ma vedi, io non ho mai notato niente di sospetto in lei. Hanno distrutto anche il tuo villaggio. Se vuoi diventare forte per vendicarti, vieni con me. Scusa, ma che cosa vuoi dire? Questa è la mia ombra. La tua ombra? Percepisco che anche tu hai il potere delle ombre. Perché non vieni con me? Ti insegnerò ad evocarlo e a controllarlo. Sul serio? Io ho questo potere? Vieni. Zola voleva aiutarmi a sconfiggere Nene. Sono sicuro che su questo punto non ha mentito. Sì, credo che tu abbia ragione. Vai! Attacca! Alabrone assassino! E contro Lord Nene. Non si è risparmiata. Allora il cambiamento c'è stato dopo la vittoria? Sì, penso che sia andata così. Secondo me non è cambiata. Come fai a dirlo? Non può averci ingannati. Deve esserci un motivo che non possiamo capire. Io sono convinto che tutto questo fa parte di un piano. Ma perché non ragioni? Scusa, che razza di piano sarebbe? Le tenebre che assorbono le persone. Beh, magari ha commesso un errore. Siete veramente degli ingenui. Che cosa vuoi, Delphinium? Non avete ancora capito che siete tutti responsabili, almeno quanto Zola. E tu che ne sai? Le tenebre erano sigillate da secoli e adesso lei è riuscita a liberarle. Credete che sia un caso? No, ci vogliono anni per poter attuare un simile progetto. Zola vi ha ingannati fin dal primo momento. Stai mentendo! Ne sei proprio sicuro? Eppure è stata lei a mentirvi fin da subito, facendovi credere di essere una discendente dei soldati. Sapeva che per attivare le terre sigillate occorreva la presenza di tutti e sette. Come avete appena scoperto, le vostre cinque ombre fanno parte dell'eredità dei soldati della luce. In più c'è Odin, l'ombra di Loghi e infine Chimera. Zola sapeva benissimo che le servivano tutte le ombre per liberare le tenebre. Il suo piano prevedeva fin dall'inizio di riunire tutti qui sulle terre sigillate. Aspetta un momento! Ma se Chimera era l'ombra di Nene, come può essere sotto il tuo controllo, Vai a dire la verità, è lui che la controlla. Chimera è governata da Lord Troy. Cosa? Evoca l'ombra quando vuole. È potentissimo, è come Lord Nene. Impartisce le sue capacità anche agli altri. Che assurdità! È lui quello potente! Vuoi dire che anche lui, come noi, è un discendente dei soldati della luce? Nessun paragone con gente come voi. Come voi, come voi! Vi siete fidati ciecamente di Zola per distruggere Lord Nene. Ma non vi siete accorti che vi stava manipolando? L'avete aiutata a liberare le tenebre! Lui era pericoloso, andava fermato! Voleva governare il mondo e ha avuto quello che si meritava. Stupido, il mondo ha bisogno di essere guidato. E nessuno era più adatto di Lord Nene. Ah sì, dopo tutto quello che ha fatto. Non hai visto quanta gente ha fatto soffrire? Vogliamo parlare anche di Zola. Che cosa vuoi dire? Non si è mai preoccupata per voi. Lei pensava soltanto a se stessa, dico bene? Seguitemi. Di che cosa stai parlando? Come? Non avete visto niente? Il villaggio è stato attaccato. La difesa dei vostri insediamenti non ci riguarda. Pensavo che avesse i suoi motivi. Aveva dei buonissimi motivi. Rimuovere il sigillo e liberare le tenebre. Ma per farlo doveva riunire i sette discendenti dei soldati. Vi ha ingannati per poter raggiungere il suo scopo.
certo. Ho sempre creduto che le informazioni chiave fossero racchiuse solo nell'Extra 7. Ma forse il segreto si cela anche nel libro del principio. Sia il libro sia le pagine supplementari iniziano con un prologo. L'originale inizia con l'avvento delle tenebre nel mondo della luce, mentre il prologo dell'Extra 7 racconta che i soldati della luce sono scomparsi subito dopo aver sconfitto le tenebre. Forse c'è un legame tra le due cose. E ci deve essere un collegamento da qualche parte sulle pagine aggiunte. Dobbiamo capire di che cosa si tratta. Se l'Extra 7 celano la soluzione, forse potremo spiegare i segreti racchiusi nel testo originale. Si può provare ad analizzarli con i computer. Esatto, i testi sono già stati inseriti. Ci mettiamo al lavoro, generale. Ho un brutto presentimento. Temo che ciò che consideravamo una menzogna in realtà sia vero. Dovremo affrontare una situazione completamente nuova. Zola è passata in ognuna delle rovine. Stava chiaramente cercando gli evocatori nati in quelle zone. Dimmi, Kruger. Se non sbaglio, i tuoi avi provenivano da Luminous, vero? Se uno di voi non fosse stato abbastanza forte, l'avrebbe costretto a migliorare. Terrore dal cielo! E chi di voi non sapeva di avere il potere, lo avrebbe scoperto durante una battaglia. Adesso basta! Ha fatto tutto ciò che era necessario perché ognuno di voi raggiungesse il potere che le serviva. E quando lo avete raggiunto, vi ha usati per sconfiggere Lord Nene. No, non è vero! Per il suo scopo poteva anche eliminare Lord Nene. A lei serviva Lord Deckroy. Sarebbe andato tutto in fumo se non l'aveste aiutata come avete fatto. E allora, pipistrello assassino, come la spieghi la sua ombra? C'è sotto dell'altro, ne sono sicuro. Sicuramente tu sei molto informata, ma per noi la situazione non è ancora chiara. Non siamo sicuri che Zola sia così cattiva come dici tu. Ha liberato le tenebre da cui state scappando. Volete aprire gli occhi? Ha funzionato. Ora abbiamo un'altra parte di testo, signore. Fu allora che ebbero origine le tenebre. I soldati della luce sono le ombre delle tenebre. Va bene, ma che cosa vuol dire? Sono poche righe, non si capisce. Quanto ci vuole per decifrare anche il resto? Beh, non glielo so dire. Qui siamo rallentati, signore. Se fossimo alla base, andremmo più veloci. I soldati della luce hanno in mente qualcosa di terribile e noi dobbiamo prevenirli, Loki. Bisogna essere prudenti, però. Sì, signore. Anche se credo che non succederà proprio nulla finché non sarò coinvolto personalmente. Lord Nene voleva governare il mondo, questo era il suo obiettivo. E invece, lei il mondo vuole distruggerlo. Distruggerla, distruggerla! Ora basta! Stai mentendo, Zola non farebbe mai una cosa del genere! Anche quelle sono una menzogna, Shu. Le tenebre che ha liberato stanno consumando il mondo! Lord Deckroy è stato così gentile da affidarmi Chimera. Con lui sconfiggerò Zola e il mondo sarà salvo. Non interferite o mi costringerete a farvi del male. Oh no! Distruggile! Direi che è il momento di andarsene. Invece resteremo. Sì, ci batteremo anche noi. Aspetta, Shu. Va bene, Zola non è una discendente dei soldati. Ma io... Ti prego, devi avere fiducia in me, Shu. Io mi fido di lei. Sì, mi fido. Adesso prendete questo! Ma quanti sono? Accidenti, datti una mossa e non lamentarti! Io non mi sto lamentando. Tu piuttosto, che cosa ti prende? Per quale motivo stai piangendo? Io piangere? Figuriamoci.
Forza, su! Andiamo da questa casa! Forza! Abbiamo decifrato un'altra parte, signore. Ecco, guardi. Dice all'interno delle vere tenebre. Già c'è una vera ombra, e poi? Con questa attrezzatura non si riesce a fare di più. Ritorniamo alla base! Spingere i motori al massimo! Speriamo di fare in tempo. La posta in gioco è alta. Il mondo rischia di essere risucchiato. Non capisco, ma perché non riusciamo a fermarle? Non sappiamo come si combattono le tenebre. Per adesso teniamoci a distanza. Ma prima o poi dovremo fare qualcosa, no? Insomma, vuoi stare un po' zitta? Oh, Giro! È pazzesco come è potuto succedere! Zola si è sempre comportata da brava ragazza. Anche se non è una discendente dei soldati della luce, è sempre stata dalla parte dei buoni. Ci ha aiutati un sacco di volte. Secondo te ci stava ingannando anche allora? Io non capisco più niente. È buona o cattiva? Lo è sempre stata, lo è diventata. Smettila! Sono più che sicuro che c'è una buona ragione. Ascolta, non è il momento di fare congetture. Per adesso dobbiamo pensare alle tenebre. Se non le fermiamo, assorbiranno tutto quanto. Finché il mondo non scomparirà. Oh, ragazzi, non voglio neanche provare a pensarci. Non oso immaginare come sarebbe i miei amici, il mio villaggio, tutti ingoiati dal buio. Che follia! E a quel punto sarà la fine. Sì, è quello che succederà se non le fermeremo. E smettiamola di pensare a Zola. È inutile perdere tempo. Che lo abbia voluto o no, adesso non ha importanza. Lei non c'entra! Oh, Shu! Nel mondo doveva regnare l'oscurità. Era questo il mio vero obiettivo. Non ho mai desiderato altro. Non ci credo! Non è vero! この番組は Xbox 360、 コナミとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。守護キャラ、この後すぐ。